Ciao fans della WWE, sono Maxis Awesome 92 e questa è la prima serata di WWE WrestleMania 39 in 3 minuti. Lo show si apre come annunciato con la sfida tra Austin Theory e John Cena con in palio il titolo degli Stati Uniti, contesa ricolma di simbolismi vari, ma purtroppo, dati alla mano, è stata la delusione della serata. Ormai la carriera attoriale del bostoniano non gli permette una schedule fin troppo fitta e impegni ridotti all'osso. Il finale sporco con l'arbitro KO con tanto di STF sono un modo vigliacco per non scontentare nessuno, paraculo. È una vittoria di cartone che non dà una mano a Theory, non lo eleva come avrebbe dovuto, e in più fa sembrare inutile l'apparizione del buon John, se tanto non si ha il coraggio di farlo perdere senza appello. Molto piacevole, nonostante le scarse attese, lo showcase match a quattro coppie, senza nulla in palio, è vero, ma se deve diventare una tradizione di WrestleMania, meglio questo rispetto che alla Battle Royale. Divertente, alcuni spot parecchio bellini, e non mi sarei lamentato se fosse durato qualche minuto in più. Il livello della serata sale ulteriormente con l'incontro tra Seth Rollins e Logan Paul, già dalle loro entrate. Incuriosisce sin da subito la presenza di una mascotte a bordo ring, quella dell'energy drink dell'influencer, rivelatosi poi essere il compare youtuber KSI, beccandosi per errore la gomitata di Paul dal paletto. Si percepisce l'aria della cacciara ma in senso buono, ci si gasa e sul piano atletico i due hanno fatto benissimo. Vittoria che fa molto bene al visionario, specie se pensiamo che non vinceva a WrestleMania dal 2019. Per il 3 contro 3 tra le Damage Control e il team composto da Becky Lynch, Lita e Trish Stratus sono combattuto. Sarò sicuramente condizionato dalle mie scarse aspettative e sul ring ci sono stati momenti poco riusciti. In particolare la rossa, sicuramente la più fuori forma tra le due leggende, già Raw non è riuscita a brillare. Capirò se qualcuno non lo reputerà abbastanza buono per stare a WrestleMania, non è affatto sbagliato. Ma mi è parso di notare una bella soddisfazione nelle ragazze coinvolte nel fare quello che hanno fatto. Non posso non citare almeno l'entrata di Prison Dom, scortato addirittura dal carcere, ingresso fantastico, e il suo match col padre Rey Mysterio si mantiene su livelli accettabili, sorretto dalla buonissima storia. Avrei preferito più momenti drammatici, come Dominic che cerca di far leva sull'amore del padre per fregarlo, e invece abbiamo il coinvolgimento del nuovo Latino World Order e soprattutto del cantante Bad Bunny. A questo punto mi aspetto una rivincita a Backlash, che si terrà a Porto Rico, in un match 2 contro 2. Charlotte Flair e Rhea Ripley confermano la loro grande, incredibile alchimia, il loro è un gran match. Già 3 anni fa fecero benissimo e il loro incontro di Money in the Bank 2021 è tristemente sottovalutato. La caduta di testa della regina mi ha fatto sobbalzare e l'impegno di entrambe nell'imporsi dà la carica. La vittoria della sradicatrice, per quanto scontata, è la scelta più giusta per cancellare l'errore di WrestleMania 36. Ma per quanto encomiabile, lo ribadisco, l'impegno delle due ragazze, il main event doveva essere un altro. Sto parlando della sfida tra Usos e Kevin Owens e Sami Zayn per i titoli di coppia della federazione. Qui, oltre ad essere un match competitivo, abbiamo il fattore emozionale, l'interesse, la storia portante. Tutto ciò che per un motivo o per un altro è mancato a Charlotte e Rhea, resistenza degli sfidanti che sa di epica. E alla fine, dopo 3 luva kick, Sami e Kevin fanno loro i titoli tag team, alla faccia del contentino, eh? Questa era la prima serata di WWE WrestleMania 39. Mi sono divertito molto e sul finale c'è un crescendo assurdo. Che altro dire, in bocca al lupo a chi si esibirà stanotte per cercare di rivaleggiare con questa prima parte. Voi invece cosa ne pensate della prima serata di WrestleMania 39? Vi è piaciuta oppure no? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.